Giovedì 12 giugno, in primo piano nel TGL News, ancora la cronaca, maltrattava le zie benestanti con cui conviveva e spendeva i loro soldi in droga. Una donna di 45 anni in pochi mesi si è appropriata di 70.000 euro che ha poi utilizzato per acquistare cocaina, pagare alberghi e prendere taxi per raggiungere Piacenza da Rivergaro. Mesi in cui lei, il compagno e un'amica si sarebbero dati alla bella vita alle spese proprio delle due donne di 60 e 70 anni che non venivano accudite, che accumulavano debiti. Tutti i dettagli li trovate sul nostro sito liberta.it. Parliamo di salute. A circa un anno di distanza dall'ultima segnalazione, oggi un pool di zanzare nel comune di Caorso ha fornito riscontro positivo al test del West Nile virus. L'Istituto Superiore di Sanità a darne comunicazione, oltre a Caorso, anche nella provincia di Lodi è stata riscontrata la positività al temibile virus. Scatta così il protocollo di sicurezza predisposto per questa evenienza, con l'introduzione immediata del test NAT sulle donazioni di sangue raccolte appunto nelle province di Piacenza e Lodi, una situazione che non deve comunque allarmare. Se vi raccontassero di strani avvistamenti avvenuti nel 1950, di oggetti luminosi volanti, non identificati nei cieli piacentini, sono strani, curiosi, divertenti e sensazionali, in una parola da non credere, eppure sono avvenimenti realmente avvenuti nel nostro territorio in un neanche troppo lontano passato e sono stati documentati dal quotidiano Libertà. Noi li abbiamo ripescati dagli infiniti archivi del giornale, li abbiamo riproposti su Telelibertà, sono le nuove puntate di Pillole Storiche, la rubrica in onda ogni giovedì sera nel TGL+, lo spazio di approfondimento che segue il TGL delle 19.30. Questa sera è in programma la prima puntata. Chiudiamo con lo sport, ancora un nuovo colpo per il Piacenza Calcio, Gianluca Nico sarà biancorosso. Dopo le voci riportate nelle scorse settimane, anche il centrocampista, ormai ex Alessandria, segue le orme di Alessio Sesto e va a rimpolpare il centrocampo che sarà a disposizione di mister Franzini per la prossima stagione. La nostra edizione termina qui, il prossimo appuntamento è alle 19.30 con il TGL.